Cari amiche e cari amici, buon pomeriggio, bentrovati. L'appuntamento è quello del martedì dalle 14.30 alle 16 con i gioielli di Marengo. Gioielli, qualche orologio, certamente non trascuriamo certamente gli orologi. Orologi che comunque vedete di solito, lo ricordo, la domenica sera dalle 18.30 alle 20, sempre qui su Telegenova, canale digitale terrestre numero 18, no? E anche oggi abbiamo diverse novità, non tante per quanto riguarda la gioielleria, però qualcosa c'è, c'è per esempio un bracciale tennis che è entrato da poco, non ho resistito, l'ho dovuto ritirare per forza, splendido. E comunque altre cose che magari avete già visto, su cui state pensando, magari quando le rivedete può essere utile così rivedere una cosa per avere la spinta giusta, la motivazione giusta. Ricordo che siamo interessati al ritiro dei vostri oggetti, dei vostri gioielli, dell'oro, l'oro lo ritiriamo a 25 euro al grammo, lo sapete, e comunque gioielli, orologi, qualsiasi cosa voi abbiate che vi interessa per mutare o vendere, potete contattarci e prendere contatto con noi, quindi vedremo poi cosa si può fare, no? Se lo possiamo ritirare, lo possiamo comprare, possiamo fungere da agenzia di vendita, possiamo ritirarlo in pagamento su un oggetto, possiamo fare mille cose, quindi se avete delle cose da permutare, ok, questo direi è il posto giusto. Oggi abbiamo Camilla in regia, che saluto, abbiamo la nostra Linda che ci fa da assistente, come si dice, manicure, no manicure è un'altra cosa, assistente mani e collo, ecco. E poi oggi è con noi anche la dottoressa Ferrari, Stefania, che tra l'altro oggi ci parlerà, abbiamo così una parentesi interessante, di cosa parliamo oggi? Buongiorno e buon pomeriggio. Oggi parleremo di diamanti, della determinazione del colore nel diamante, quindi degli elementi in traccia, prenderemo in considerazione gli elementi in traccia che possono essere presenti nel diamante e che danno la sfumatura di colore. E poi avremo proprio una determinazione di colore in diretta. Esatto, cercheremo di capire come si arriva a dire che un brillante è un G-color, è un E-color, è un color, i color e altro, no? Come si arriva a determinare questa lettera che sentiamo sempre nominare quando si cerca di definire la qualità e il colore di un brillante? E oggi cercheremo di capire come si fa. Detto questo, io direi di partire con le prime cose. Questo era un anellino per cui avevo chiesto 140 euro, oro 18 carati, mi pare sia un po' una corniola quella che così è posta all'apice. È un anello tra l'altro fatto bene, con lavorazione e sforza, credo ci sia anche una firma dietro, adesso però non ricordo quale. Un gambo a ritorto, vedete, quella è una corniola, tra l'altro naturale. La corniola cos'è? Un quarzo, no? La corniola sì, è un quarzo molto utilizzato negli anni passati, anche nel passato, e anche lo stile di questo anello ricorda forse l'antica Roma, tutto un suo fascino. Sì, è una cosa, la corniola è un quarzo e questa colorazione così bruna è intensa, un colore intenso e bello, molto carino. Credo davvero ci sia una firma dietro questo anello, non è un anello, ma infatti vedo molto ben fatto, adesso lasciamo stare le 140 euro richieste che sono se vogliamo un'offesa, no? Alla gioielleria, un anello di gioielleria, perché poi io vedo delle volte la pubblicità che parlano di gioielli quando si tratta di oggetti realizzati in acciaio, realizzati in argento, con degli Swarovski, con dei vetri, no, quella non è gioielleria, quelli non sono gioielli, quelli sono accessori d'abbigliamento. Ma i gioielli sono altra cosa, questo invece è un gioiellino, ritiramelo, grazie. E questo poi, tra l'altro, questa è un'altra collana che io propongo, ho proposto mi pare a 600 euro, però non è una collana a 600 euro, questo è corallo sciacca, è corallo naturale, tagliato a bull, sono tutte bull che hanno un diametro di 6,5-7 mm,
anche ben calibrate come colore, la chiusura in oro, ho chiesto 600 euro, però stiamo parlando di corallo naturale, non stiamo parlando di plastica, ok? Non stiamo parlando di cose sintetiche realizzate in laboratorio, per cui la produzione può essere illimitata. No, queste sono gemme di natura organica, corallo, appunto. Il colore del corallo, vedete, è piuttosto chiaro, in genere questi sono i colori del corallo dei mari del sud, però ecco, anche in una zona del Mediterraneo, appunto presso l'isola di Sciacca, mi pare ci sia, sia stato trovato del corallo di questa tonalità di colore. E quindi 600 euro, ma ricordate che questo è corallo che costa 60-70 euro al grammo, ritiramelo grazie. A proposito di questo corallo, ecco, se volete ci sono anche gli orecchini così a grappolo, qui avevamo chiesto mi pare 250 euro, non so se li può indossare Linda perché manca la cosa, falli vedere così, 250 euro, oro 18 carati e anche qui abbiamo il corallo rosa, corallo rosa, assolutamente abbinabile a quello che abbiamo visto, alla collana che abbiamo visto poc'anzi, per cui chi volesse poi il completo penso che insomma 800 euro. Orecchini e collana vengano via, 50 euro le togliamo. Attenzione perché questo è tutto oro 18 carati, vedete leggermente pendenti, il perno clip è il tipo di chiusura, poi abbiamo i due anellini che raccordano, collegano quell'anello grande su cui sono letteralmente appesi, vedete, le tre boule di corallo naturale, ritiramelo grazie. Una interessante fascia era questa, avevamo chiesto 400 euro, guardate voi se è una fascia da 400 euro, è un'occasione, l'abbiamo ritirata, è usata, ricondizionata, rimessa a nuovo certamente, ma usata, e il prezzo basso è giustificato dall'occasionalità dell'oggetto. Il prezzo basso, sapete, a volte nasconde delle insidie, nasconde una bassa qualità, nasconde un problema, nasconde insomma un qualcosa per cui non si può pretendere di chiedere un prezzo alto. E qui non c'è niente di tutto questo, e il prezzo basso qui è giustificato dall'occasionalità dell'oggetto. Fascia in oro bianco. Con vedete un pavé di brillanti che sarà più o meno sul mezzo carato, 40-50 punti ci siamo. Questa, ripeto, non è una fascia da 400 euro, ritiralo. Questo è un girocollo chimento, qui mi pare avessimo chiesto sui 2005 chiedevamo originariamente, sì insomma dai, ci vogliono 2500 euro. Ci vogliono per un girocollo chimento, ricordo che chimento costa 50, scusate, costa 100 euro al grammo, chimento. Questo è un girocollo che se io dovessi venderlo a 100 euro al grammo dovrei chiedere 6600 euro, più di 66 grammi d'oro. Chiedendo 2500 euro non raggiungiamo nemmeno il 50% di quello che in realtà costerebbe nuovo. Girocolli di queste dimensioni, di questo peso, di questa importanza, chimento oggi non ne fa più, ma non solo chimento, nessuno ne fa più, ormai questi sono oggetti che venivano prodotti negli anni 90 quando l'oro costava 20.000 lire al grammo, che era ancora accessibile come, così come cifra, oggi l'oro costa 35 euro al grammo, 36, 35, dovrebbe essere 35 euro al grammo oggi. È chiaro che anche le povere fabbriche non si azzardano più a realizzare girocolli importanti, dove è tesaurizzato un gran quantitativo d'oro, appunto più di 66 grammi il peso. 2005 la richiesta, ritiramelo grazie. Questi poi sono pezzi che io consiglio di acquistare se vi interessano, se vi intrigano, vi affascinano, vi ammagliano, così. Anche a livello così di risparmio, di tesaurizzare una cifra, anche se poi non lo indossate, non lo volete mettere, eccetera. A parte che poi l'occasione per indossarla c'è, ci sarà, nel corso dell'anno sicuramente l'occasione si presenta.
Però comunque è al limite tesaurizzare una certa cifra. Con l'oro non si sbaglia. Oggi più che mai, ritiralo, tra l'altro poi insomma con i tempi che corrono, con i venti di guerra che ci sono, vedi Siria, non è escluso che l'oro possa davvero prendere una bella cifra da qui a non molto. Questo invece era un Rolexino simpatico, carino, particolare, Lady Oyster, perché senza data, cassa in oro, guardate un po' se vi piace. 1450 la richiesta, avevamo abbassato, chiedevamo originariamente 1600 euro, poi insomma abbiamo un po' abbassato per aiutarlo a trovare un padrone. E se non vi piace il cinturino non c'è problema, possiamo eventualmente cambiarlo, anche se io lo trovo senza dato, un cinturino nell'alligatore Louisiana squama larga, bordeaux come colore, che a mio avviso si sposa magnificamente con il giallo dell'oro della cassa, però se non vi piace lo possiamo cambiare. Automatico Lady, quindi 29 mm piccolo, attenzione, questo è piccolino, d'altra parte anche il prezzo è piccolino, ritiriamolo, questo è un Rolex degli anni 60. Questo è un altro anello, ma no, questo qui non lo presento perché sono pietre finte, poi è un po' fuori prezzo, no, non lo presento. Invece vi ricordo a 3,50 questo in oro giallo con gli smeraldi naturali taglio briolet, questa è mini gioielleria, venduta al prezzo della bigiotteria, e qui sbagliate perché a 3,50 qui è un oggetto interessante questo, se non altro per vedete come sono state selezionate le gemme, le pietre, gli smeraldi sono stati selezionati per dimensione, per taglio e per colore. Vedete un unico tono di verde quello che si vede, questa è una cosa importante, sono particolari che appunto contraddistinguono, evidenziano i gioielli dalle cose fatte così in maniera approssimativa. Quando poi c'è una scelta del colore delle gemme, non solo del taglio, delle dimensioni, addirittura un orientamento nell'incassatura, cosa che abbiamo per esempio nei brillanti, nei gioielli dove sono incassati i brillanti devono, quando vengono incassati, essere orientati seguendo un certo iter delle loro faccette. Ebbene, questi sono particolari che noi addetti così ai lavori, quando esaminiamo un gioiello, vediamo, notiamo, no? E quindi possiamo desumere, capire se un oggetto è valido oppure è stato realizzato così. A nastro, ritiramelo. Questo era un altro anello che qui avevamo chiesto 900 euro, poi l'avevamo abbassato a 6,50, va bene 6,50, è quello con la verdelite, giusto? Verdelite. Tormalina verdelite. Sì. Tormalina verdelite, che è un tono di colore che contraddistingue, anzi dal nome proprio alla tormalina stessa. Esistono, mi pare di ricordare, tanti. La tormalina racchiude in sé una vasta gamma di colori. Esatto. Ogni colorazione della tormalina ha una sua specifica, un suo nome, quindi la tormalina prende nome dal suo colore. Dal suo colore. La tormalina verde, la verdelite, la tormalina rossa, bruno rossa, la rubellite, poi abbiamo la melon, e abbiamo visto la tormalina paraiba addirittura, che è più rara. Però la verdelite ha il suo fascino, questo colore, questa sensazione un po' oleosa, molto, molto intenso. Ricorda un colore. Po' il topazio, ricorda un po' il topazio. Bella, bella. Ma diciamo che queste poi gemme che una volta venivano chiamate semipreziose. Non possiamo più, Marco. Ormai la CBIO, la Confederazione Mondiale Gioiellieri e Orefici, ha bandito il termine gemme semipreziose. Le gemme naturali sono tutte preziose, non c'è più questa differenza. È un organo di controllo, un organo che puntualmente controlla la terminologia giusta da usare, e non si usa più. Ma è giusto, perché poi quando si tratta di gemme naturali, cioè che così spontaneamente all'interno, nel sottosuolo della terra,
si formano attraverso processi di insomma, consolidamento di magma, di particolari sostanze, eccetera. E poi assumono, è chiaro, un certo fascino, una certa bellezza, una certa lucentezza, brillantezza e quant'altro. Ebbene, quando sono, ripeto, naturali, devono essere chiamate gemme tutte. Poi è chiaro che il prezzo cambia, il loro valore cambia in base a quanto sono richieste. Certo, cioè, alla rarità, agli attributi. E alla rarità. Quindi poi c'è la famosa legge del mercato. Rarità e alta offerta, il prezzo ovviamente sale. Certo. E diciamo abbondanza e poca offerta, il prezzo scende. Anche se abbiamo visto che i quarzi, per esempio, sono rari, trattando un'altra caratteristica, sono rari i quarzi, però possiamo avere dei quarzi particolari, possiamo avere un'ametista di una buona caratura e di un colore intenso, un colore molto bello, e l'ametista diventa poi una gemma rara. Il quarzo in realtà non è raro, o come hai mostrato forse la volta scorsa, il quarzo rutilato, che è un quarzo comunque unico. L'abbiamo anche oggi da vedere. Sì, bene, è un quarzo comunque unico, particolare. Anzi, possiamo farlo vedere subito. Con questa inclusione così affascinante. E, io lo dico, sarebbe bello oltre che indossarli. Abbiamo chiesto 4,50, tra l'altro qui abbiamo un quarzo rutilato molto grande, devo dire, montato in un anello realizzato artigianalmente con questa manifattura martellata particolare, un po' etrusca, che richiama lavorazioni antiche dell'oro. E questo è il quarzo rutilato di il cui parlavamo. Il quarzo rutilato, sì. Oltre che indossarli i gioielli, è bello conoscere le caratteristiche della gemma che si sceglie e che si decide di indossare. Chiedete la figura del gemmologo durante i vostri acquisti. È bello guardare con la lente la gemma scelta e saperne qualcosa di più, le sue caratteristiche. Un fascino più importante. Sì, è chiaro, bisogna un po' interiorizzare, no? Quando si acquistano queste cose è bene conoscere quel che si acquista, non solo così affidarsi alla sensazione, al mi piace, oppure peggio ancora alla moda. Oh mamma mia, la moda, non c'è niente di più triste che comprare una cosa che poi usano gli altri, perché la comprano gli altri e la compro anch'io, è vero o no? È una cosa, poi se vogliamo, tutti cadiamo in questo, perché è ovvio, siamo animali sociali, chiaramente seguiamo la pressione sociale, quello che fanno gli altri è importantissimo, ci mancherebbe, per carità. Però, certe cose secondo me andrebbero interiorizzate, capite, metabolizzate, no? Quindi non si compra un anello del genere unicamente così per fare invidia all'amica, ecco, no, lo si compra perché io capisco che cosa sto comprando. Comunque è una gemma unica, perché in nessun altro quarzo rutilato troveremo questo tipo di inclusione, avrà un'inclusione diversa, simile, ma comunque diversa, vero, quindi chiaro, noi abbiamo una gemma unica. Chiaro, mentre nel sintetico no, nel sintetico l'abbiamo realizzata in laboratorio, possiamo fare quello che vogliamo, ritiralo intanto questo. Poi vi ricordo questo Rolexino, anch'esso simpatico, qui la richiesta era mi pare 1.400, è un acciaio oro vetroplastica degli anni 70, automatico, da rimettere a posto, sono sincero, deve ancora passare dal laboratorio, per cui chiedo, se qualcuno di voi è interessato, un po' di pazienza, mi deve dare una settimana di tempo, è un Lady dei Just, quindi misura piccola. Però il laboratorio lo sistemerà per bene, verrà cambiato il vetro, verrà lucidato il bracciale, verrà revisionata la macchina, insomma ve lo daremo nuovo a 1.400 euro ovviamente, no? Magari qualcuno di voi può dire ma perché non lo fai prima di presentarlo? È vero, andrebbe fatto, ma a volte quando certe cose sono così fungiamo da committenti, no? Sono i cosiddetti conti vendita, aspettiamo di avere l'interessamento, no? Perché questo? Perché è ovvio che
c'è una spesa, no? Se io faccio revisionare, cambiare il vetro, lucidare l'orologio, eccetera, sostengo una spesa. Se poi magari dopo un po' di tempo l'orologio non è venduto e il committente lo vuole ritirare, sarebbe obbligato a rifondermi questa spesa. Allora mi metto d'accordo prima con il committente. Se lui è disposto a pagare la spesa e eventualmente se ritira l'orologio, magari lo facciamo. Diversamente è chiaro che lo facciamo solo nel caso in cui abbiamo l'interessamento. Ritiriamolo. Beh, però, per esempio, ecco, questo anche da revisionare, però questo si presenta davvero molto molto meglio. Qui la cifra sale, andiamo a finire a 2500 euro. Perché? Perché è un vetro zaffiro, sempre Lady Day Just, sempre Rolex, sempre acciaio oro. Però vetro zaffiro, scatola rapido di data, quindi anni 90, non abbiamo il corredo di scatola garanzia, anche se una scatola ovviamente ve la trovo, e qui comunque vediamo che lo stato di conservazione è anche molto meglio, la lunetta è bella fresca, il bracciale è vivace, non è mai stato lucidato questo orologio, qualche righetta che verrà tolta nel momento in cui dovremo consegnare eventualmente questo orologio. 2005 la richiesta, sono orologi questi che costano cari, attenzione, perché lo sa bene chiunque stia cercando o abbia cercato recentemente un Lady Day Just acciaio oro e si è sentito chiedere dal concessionario cifre che si avvicinano agli 8.000 euro. Ritiralo anche questo, che torniamo un attimo ai gioielli, e questo era un paio di tappabuco, di tappabuchi per cui abbiamo chiesto 450 euro. Allora, 15-15 sono 30 punti complessivi, due brillantini. Poi ricordo, se avete delle richieste da fare, fatele. Noi siamo allo 0-10-52-99-320 a vostra disposizione. C'è Flavio dietro il telefono che vi darà tutte le informazioni, i ragguagli di cui avete bisogno. Ricordo che possiamo consegnare a domicilio tra la Spezia e Ventimiglia, veniamo a casa vostra. Ci date il tempo di organizzarci, ma vi raggiungiamo. Eccolo qua, il tappabuco castone quadrato, oro bianco, perno farfallina, con il brillantino più o meno di 15 punti. E qui la richiesta è 4,50 per la coppia, ovviamente. Adesso ne facciamo vedere uno, ma ne abbiamo due. Poi se qualcuno ne vuole uno solo, ci si può mettere d'accordo, perché adesso tanti usano il mono orecchino, no? E questo già potrebbe andare bene. Specie i maschietti usano il mono orecchino, ma hai capito perché? Sai perché? Allora, c'è una ragione. Allora, l'orecchino hanno cominciato a usarlo anticamente i marinai, perché veniva dato loro come pegno d'amore dalle mogli fidanzate, no? Che così si assicuravano, no? Eventualmente il ritorno, no? E in pratica io ti do uno dei miei orecchini, tu vai in mare, vai a fare il viaggio che deve, e poi quando torni me lo rendi, no? Ecco perché l'uomo di solito porta un orecchino solo, questa è una usanza che appunto risale ai tempi addietro, ovviamente non c'erano i telefonini, non c'erano i telefoni satellitari, quando i viaggi erano lunghissimi, che duravano mesi e mesi, e quando una sposa, una fidanzata vedeva partire il proprio compagno, il marito, che per mare intanto non sapeva se sarebbe ritornato, perché nel 1400, nel 1300 i viaggi in mare non erano certo sicuri come oggi, non sapeva se sarebbe ritornato e comunque gli dava il suo orecchino come pegno d'amore. Ritiriamolo. E cosa ci possiamo vedere? A proposito di orecchini, ecco, interessanti erano anche questi con brillanti, che io trovo validi. E qui ci sono, c'è circa un carato e mezzo di brillanti, avevamo chiesto 1200 euro. Confermo la richiesta, c'è anche parecchio oro, sono a lobo, sono in oro bianco. E perno clip, la chiusura. Anche questi trovo che siano un paio di orecchini interessanti come occasione a 1200 euro. Poi potete pagare in oro, sapete, possiamo fare una permuta, potete darmi indietro qualche cosa, un orologio, un giro collino d'oro,
ripeto, lì ci si mette d'accordo, l'importante però è così, approfittare di questa occasione, perché sono un carattere e mezzo come caratura complessiva, brillanti. Qualcuno di voi dirà, ma sono piccoli, d'accordo, sono piccoli, ma comunque complessivamente c'è sempre un carattere e mezzo. Sulla caratura, attenzione, lì stiamo molto attenti, noi cerchiamo di essere il più precisi possibile, noi abbiamo gli strumenti per determinare la dimensione, quindi il peso del brillante quando è montato, e quindi basta determinare la dimensione dei brillanti montati, contarli ovviamente e poi fare la debita operazione matematica e riuscire a risalire alla caratura. E qui state certi, state tranquilli, c'è un carato e mezzo di brillanti, ritiralo. Vi ricordo il bracciale, quello degli anni 50, fettuccia. Questo è un altro, qui ho chiesto 35 euro al grammo, mi pare che andassimo a finire sui 2200 euro, pesa 64,20. Ora vediamo un po' se ho la calcolatrice qua, se la trovo, perché sul telefonino me la sono dimenticata. Eccola qua, forse l'ho trovata. Allora, 64,20, fai 64 per 35, quanto fa? È venuto fuori la pubblicità. Ha pure una calcolatrice, fanno la pubblicità adesso, ma pensa a te. Allora, 64 per 35, non, 2240, sì, mi ricordavo bene. Bello, un bracciale degli anni 50, tipico, fettuccia, realizzato ovviamente a mano, a quel tempo, non veniva rifinito a mano, ho già detto più volte, della fatica che costava questa rifinitura, la satinatura così di queste piccole, di piccoli segmenti che venivano rifiniti uno per uno, poi assemblati insieme per dar luogo poi al bracciale intero. Una fatica immane, perché veniva questa satinatura realizzata con degli strumenti particolari a mano, a mano. Bello poi anche il centro, vedete, il centro è un fiore con dei rubini che abbiamo già visto essere sintetici, ma ci sta, attenzione, ci sta, perché negli anni 40, negli anni 50 le gemme di sintesi erano utilizzate anche come novità, se vogliamo, no? Sì, poi queste sono comunque decorative, quindi il colore decorava il metallo prezioso. Sì, certo, certo, venivano anche scelte le sintetiche proprio per avere lo stesso tono di colore. Nelle naturali non era facile, perché poi in quegli anni lì non è che ci fosse la produzione a disposizione di tutto il materiale che abbiamo oggi, perché insomma, in conto sono le miniere come vengono sfruttate oggigiorno, come venivano invece sfruttate negli anni 50. Anche per il taglio. Poi per il taglio, insomma, c'è stato un progresso incredibile in questi ultimi 70 anni, per cui oggi le gemme di colore sono anche più presenti sul mercato, ovviamente, vengono tagliate meglio, vengono selezionate meglio, e quindi, cioè, magari non c'è bisogno di fare, cioè, possiamo anche realizzare un bracciale di questo genere utilizzando gemme naturali. Ritiramelo, dai. Bracciale tennis, ne ho un paio che sono uno spettacolo, orecchini con rubini, due paia, orecchini con rubini, facciamo vedere prima i orecchini con rubini, poi fra 10 minuti sentiremo un po' cosa abbiamo da dire sui diamanti, o meglio sulla determinazione del colore dei diamanti. Ecco, questo è per esempio un orecchino, un paio di orecchini a tappabuco a fiorellino con rubini naturali, attenzione. E per cui abbiamo chiesto 1400 euro, la caratura dei brillanti è 66 punti, voi mi direte, addirittura 66, l'abbiamo pesati, in questo caso l'abbiamo pesati perché l'abbiamo realizzati noi, quindi il peso dei brillanti è sicuro, tranquillo, pacifico, 0,66, bianco extra, e i rubini sono naturali, fiorellini a tappabuco. Poi per esempio, secondo me ci potrebbe star bene come rubino accompagnato a questo, vedete, anche tra l'altro abbastanza grande, non è proprio una cosa piccolissima,
e come orecchini con rubini, ci sono questi, poi ne abbiamo un altro paio che ora vi faccio vedere, e potrebbero essere abbinati, qui avevamo chiesto mi pare 1350 097 rubino, 099 rubino, 097 brillanti, un anello realizzato in oro bianco, e questo è l'altro rubino, visto che avete chiesto il bracciale. Poi vi faccio vedere il bracciale tennis, che ne abbiamo uno di 3 carati e 20, abbastanza importante, e uno importantissimo di circa 8 carati di materiale. Questo è molto bello, 1350 la richiesta, a me, io lo trovo simpatico. Rubino credo sia naturale, non abbiamo visto però ancora questo rubino, no? No, ma se è naturale ve lo do, se non è naturale lo buttiamo via, lo sapete come... Questo qui non abbiamo ancora, bisogna che ci diamo un'occhiata allora sulla naturalità di questo rubino, perché ovviamente io lo consegno solo se risulta naturale, se no lo prendo, lo lancio con la fionda. No, ma credo che sia naturale, sai, perché la montatura, io a volte vado, non è possibile determinare, adesso non voglio, non è possibile determinare solo così con lo sguardo dell'occhio la naturalità del rubino, quindi non ho, non sono presuntuoso, non sono, no, per carità, però a volte lo ricavo per deduzione, ci arrivo perché guardo la montatura, come è realizzata, se è realizzata bene, se i brillanti sono belli, eccetera. Allora dico, ma molto probabilmente anche il rubino sarà buono, E questo comunque è un anello d'occasione, attenzione, se no me lo sogno io, di farlo con 1350 euro. Ritiralo, dai, ritiralo, che ci vediamo il primo tennis di questo pomeriggio, quello da 3 carati e 10, quello per cui chiediamo 3200, 3100, vabbè, poi insomma ci mettiamo d'accordo, non preoccupatevi, non preoccupatevi, poi possiamo vedere, valutare anche i ritiri, quello che avete da eventualmente proporci in cambio, in permuta, parziale, totale, possiamo anche darvi indietro del resto, Sapete quanta gente arriva da noi con un oggetto, no? Esce con un oggetto, un altro oggetto e dei soldi, certo, perché se voi mi date un'altra cosa che so, io valuto 4.000 euro e vi do 800 euro di resto, perché? Cioè, ci sta, I resti, insomma, li danno ancora oggi, no? I negozi, anche i supermercati danno i resti, è vero o no? Se tu vai con 50 euro te li cambiano, no? Cioè, ti danno il resto. E siccome per noi gli oggetti sono soldi, quando li acquistiamo vi diamo il resto. Questo è morbidissimo, un castone in oro bianco, i brillanti sono montati a giorno, quindi con le 4 griffe classiche, un unico colore, e qui siamo sull'HI come tono di bianco, senz'altro, ora non so se G, vabbè, lì potremo eventualmente poi determinare precisamente qual è, però sono pietre più piccole, un po' più difficili. Io in genere capisco quando esamino il bracciale tennis, il tono di colore lo capisco anche dal tipo di fusto che ha. Voi mi direte, ma sono tutti uguali? No, non sono tutti uguali, non sono tutti uguali. Sembrano tutti uguali, ma non lo sono. Questo è comunque il classico bracciale tennis che si può portare quotidianamente. Un gioiello per working woman, per una donna lavoratrice. Ritiralo, poi vedremo magari quello più importante più avanti. Prima di dare un attimo la linea, come dicono, collegamento, come dicono in televisione, diamo la linea. Prima di dare la linea alla dottoressa Ferrari, vi faccio vedere ancora un Rolexino interessante, misura media dei Just, tutto in oro. Quello d'acciaio, scusate, questo è un Date, ecco, subito, perché guardavo questo qua, no, e presentavo quello lì, pensa a te, quindi descrivevo quello che stavo guardando e non quello che ho dato da proporre a Linda. Questo è un Date molto bello, vetroplastica, 2007 la richiesta, un 34 mm, è un orologio unisex,
ho molto apprezzato anche dal pubblico femminile, farlo vedere nella sua bellezza, come lo stato di conservazione, il bracciale davvero non ha una riga, molto ben conservato, nonostante che abbia, questo avrà una quarantina d'anni, degli anni 70. Quanti hanno? Dagli anni 70 a oggi quanto sono passati? A momenti 50, io sono 40. Del 72, ne ho 46. Tu sei 46, quindi 44. Mamma mia, no, più 48. Ci arriverò 80. Anch'io, 48 anni ci arriverò anch'io, prima tra qualche anno, però ci arriverò anch'io. Linda, te ci arriverai? Chissà, Linda, ciao, li vede già tanto lontano lì. Io mi ricordo quando avevo 20 anni come te, Linda, che vedevo quelli di 40, quelli di 50 non li consideravo nemmeno, proprio, cioè erano cadaveri praticamente. Ebbene, quando vedevo le persone di 40 anni, mi dicevo, mamma mia, quando ci arriverò io? Ma ti sembrano lontani i 40 anni? Vedrai quando arrivano, vedrai come arrivano presto. Bello comunque, vetroplastica, automatico e acciaio. Acciaio questo, 2700 ovviamente ve lo diamo revisionato, un anno di garanzia, sapete insomma tutte le garanzie del caso. Anche che comunque un orologio, ricordo, anche se ha 40 anni, è giovanissimo, è un bambino, perché questo è un orologio che sicuramente sopravviverà a noi. Non ci saremo più noi, io, te e Stefania, e lui ci sarà ancora, sarà magari al polso di qualche nostro nipote, pronipote, a segnare l'ora, sempre che venga debitamente trattato, che venga revisionato, trattato bene, eccetera, eccetera. Gli orologi sono eterni. Ritiriamolo che vediamo un po' come si fa a determinare il colore dei diamanti, dei brillanti. Come si fa? Il diamante puro è costituito soltanto da carbonio. Possono essere, ed è incolore, possono essere presenti all'interno della struttura cristallina degli elementi in tracce. Il più comune è l'azoto, che offre una leggera sfumatura gialla, ed è quella proprio che andremo ad analizzare oggi pomeriggio. Il più raro è il boro, che dà una sfumatura azzurra, ma parliamo davvero di diamanti molto molto rari. Consideriamo che per determinare il colore di un diamante abbiamo bisogno di un ambiente idoneo, quindi noi qui faremo semplicemente un esempio di come si determina il colore, perché gli studi televisivi hanno luci particolari, quindi non adatte alla determinazione. Quindi ambiente idoneo, una strumentazione certificata, che sono le pietre di paragone, dico pietre e non gemme in modo ricercato, perché in questo caso sono semplicemente delle pietre di paragone che offrono le varie sfumature di colore. Sintetiche? No, queste non sono sintetiche, non sono diamanti naturalmente, però sono comunque considerate pietre di paragone, non sono gemme. Sintesi di carbonio? No, per sintetiche intendevo dire non diamanti, ecco, non diamanti. Poi abbiamo proprio necessità di una luce particolare, una luce bianca che non interferisca nella nostra determinazione. In passato veniva utilizzato la luce del sole, ma purtroppo la luce del sole, a seconda della posizione geografica e anche delle ore del giorno, può influire in modo diverso, quindi in modo negativo, sulla nostra vista e quindi darci una determinazione del colore diversa da quella che è in realtà. Adesso, se la regia riesce ad inquadrare le nostre pietre di paragone, possiamo vedere che... Vediamo un po' se riusciamo a vederle, non è semplice. Sì, non è semplice. Forse magari, magari le possiamo... Benissimo, ecco. Sì. Al centro il brillante di Marco. No, va bene, questo è un brillante che abbiamo portato come esempio, no? per appunto cercare di far capire come si determina il colore. Alla mia destra abbiamo un bianco extra, quindi un colore D, il bianco più puro in assoluto, e alla mia sinistra invece abbiamo un colore M, una sfumatura gialla. La nostra determinazione è proprio la differenza di colore e l'avvicinare il nostro diamante o taglio brillante che sia alla sfumatura di colore che avviciniamo come pietra di paragone.
Noi abbiamo messo l'eccesso, quindi la D e la M, i poli opposti, proprio per permettere alla telecamera e quindi voi a casa di vedere la differenza. Ma lo potete vedere, quindi il D, il bianco totale, il più incolore, il massimo grado di bianco che abbiamo nella scala del bianco dei diamanti, e invece la M, è che l'ultima, tra l'altro, che è la sfumatura gialla riconosciuta. Sì. Perché poi andiamo oltre, fuori andiamo scala, esatto, abbiamo i fancy, quindi quelli fantasia, i colori fantasia. Ed è proprio una determinazione a vista, quindi noi avviciniamo ogni pietra e riusciamo a trovare il colore desiderato, il colore del nostro, quindi, preso in esame. È un esame che si fa empiricamente, no? Sì. Cioè, avvicinando, è chiaro che adesso non potete capire attraverso il teleschermo perché è solo così a puro esempio, a no? Puro esempio, cioè, puro, sì. È un esempio quello che abbiamo fatto, non possiamo cercare di farvi capire come si fa, non lo vedete, vabbè, però comunque il sistema è questo, il sistema è quello di avvicinare la pietra alle pietre, alle varie sfumature di paragone che abbiamo e determinare empiricamente. Naturalmente diciamo che il diamante preso in esame, quindi quello che dobbiamo determinare come colore, deve essere libero da montature, quindi deve essere sciolta la gemma, deve essere pulita e posizionata a tavola in giù, quindi posizionata sulla tavola, perché dobbiamo avere il massimo di estensione, superficie. Sì, come superficie dobbiamo avere il massimo quindi, e su una base bianca, quindi questo è ottimale. Poi sì, abbiamo detto la luce, l'ambiente idoneo, però qui possiamo già vedere tutte le sfumature, quindi dalla D alla M tutte le varie sfumature del giallo, esatto, dell'azoto. Posso aggiungere che queste pietre di paragone sono un vero e proprio strumento di lavoro del gemmologo, che come tale deve essere acquistato poi anche dal gemmologo e voglio dire hanno anche un costo, no? Perché sì, che sì, sono tutta la strumentazione gemmologica è una strumentazione molto costosa. Molto costosa. In questo caso particolare sono proprio delle pietre certificate, perché poi il colore di ogni pietra deve corrispondere ed essere certificato, perché deve essere veritiero. Chiaro, naturalmente. Chiaro. Quindi non è che queste gemme di paragone si trovano così, semplicemente, eccetera. Sono pietre appositamente calibrate come colore, realizzate chiaramente dopo anni di studi, di ricerche, e prese come punto di riferimento per la determinazione del colore. Tanto per dire così una cosa che probabilmente voi non avreste notato, la gemma che Stefania ha posto vicino alle due, più o meno come colore, è una L/M, una L/M, quindi si avvicina molto, se vuoi farla rivedere un attimo, Camilla, si avvicina molto al colore M, però non si può capire adesso, cioè da questa angolazione, da questa ripresa non potete certo capire, però così per curiosità, guarda, fallo un attimo vedere, vedete la gemma centrale è una M che è così, lo stesso colore più o meno che abbiamo alla mia sinistra. Alla sinistra, giusto? Sì. Io da qua, a parte che io poi non è che abbia una vista eccezionale, non riesco a capire la differenza, te lo giuro. Però dalla ripresa, però un bello po' anche vedere tutte le lettere, il corrispondente colore, esatto. Comunque una nota di informazione. Ecco, qui quindi questo è il sistema con cui si determina il colore del brillante, del diamante. E poi tenete presente, signori, che quando abbiamo brillanti grandi, di un carato e mezzo, due carati e mezzo, se hanno un colore alto e costano tanto, valgono 60-70 mila euro, e siccome poi i brillanti vengono trattati in borsa, è difficile trovare qualcuno che ti dia un brillante a 70 mila euro a 5 mila. Molto difficile, perché a meno che non sia un fesso, la stessa pietra la può proporre in borsa e prende il 30% meno, quindi 70.000
meno il 30% sono 49.000. Quando parliamo di H-Color, E-Color, F-Color, andiamo su queste cifre importanti. Se vogliamo avere delle cifre, parlo, ripeto, di brillanti, di 2 carati, 2 carati e mezzo, più o meno abbordabili, dobbiamo stare su colori più bassi. Che comunque è il colore basso, non è detto che non abbia il suo perché, il suo fascino. E vabbè, lo facciamo vedere anche se non è in vendita questo brillante, è un carato 60, l'abbiamo portato così a puro. Abbiamo comunque un esempio di colore M. Abbiamo un esempio di colore M. Questo è un colore M, una gemma che più o meno per le caratteristiche che ha, una pietra molto pulita, vale circa 8.000 euro, e oggi è logico che se io la volessi vendere posso giocare sullo sconto, se voglio per esempio venderla, provare a venderla al 50%, che è un ottimo sconto rispetto al valore nominale del diamante a Rapaport, devo venderla sui 4.000 euro, però questa, ripeto, non è in vendita, non è in vendita, è un carattere 60, fosse un H-Color costerebbe quanto una seconda casa di oggi. Ritiralo. Per esempio, molto bianche invece sono i brillanti che abbiamo qua. E quanto abbiamo di carattura? Qua un carattere 10 più o meno dovrebbe essere, un carattere 10, e abbiamo chiesto, mi pare, 1.400. Confermiamo la richiesta. Sono molto bianchi, ecco, qui possiamo parlare di H, di I, di G, non lo so, adesso bisognerebbe vedere precisamente che tipo di bianco è. Comunque siamo in un tono di bianco molto elevato, però attenzione, sono gemme da 20 punti queste, 22, 21, sono gemme importanti. Sono gemme di un carato e mezzo l'una, 2 carati l'uno, sono gemme, il cosiddetto melee, che sono circa 20 punti l'una. E qui le vediamo raccolte in una classica vera in oro bianco con montatura, non a giorno ma incassata, incassata. Poi se per esempio qualcuno di voi volesse approfittare delle occasionalità dell'anello e magari cambiare montatura, a 1.400 vi cambio la montatura, basta che mi lasciate la vecchia, chiaro, cioè, almeno quello. Ritiramela, dai, che ci vediamo. Stiamo parlando di corallo, questo invece è corallo mediterraneo, tra l'altro impreziosito da distanzieri e addirittura copri coppiglie in oro, realizzate poi comunque diciamo così manualmente, e una corona che pesa 85,40 grammi. Voi pensate che corallo di questo genere io oggi lo trovo davvero sulle 70-80 euro a carato, no scusate, a grammo. Quindi io vi chiedo 850 euro per tutta la collana, e in pratica non mi pagate nemmeno a momenti il corallo, e poi qua abbiamo anche l'oro, L'oro vedete nelle coppiglie, nelle foglioline che in alcune botti vanno a coprire, un po' per far risaltare maggiormente la collana. Abbiamo la struttura che è in oro, questa non è una collana a filo ma è una collana in oro. Abbiamo la chiusura che è in oro, quindi io vi chiedo in pratica di 85, 10 euro al grammo, dai, insomma, alla fine, vi chiedo 10 euro al grammo, incredibile, dai, su. Solo per il corallo ci vogliono in questo caso tanti soldi, perché poi il corallo è raro, oramai lo trovi a profondità proibitive, perché ormai lo trovi questo corallo mediterraneo a 100 metri, andateci un po' a 100 metri, fate un po' i corallali, perché poi il corallo come lo si pesca? Deve andare giù qualcuno con le bombole a prenderlo, ma a 100 metri è pericoloso andare, non è che, infatti adesso secondo me corallari non esistono nemmeno più, io ne conoscevo uno, era un nostro cliente, che era un genovese che viveva in Sardegna, pensa, e faceva il corallaro, e
mi era venuto a trovare, perché poi insomma vedendo le nostre trasmissioni, quando veniva a Genova, che lui faceva un po' la spola, no? tra Genova e la Sardegna, era venuto un giorno a trovarmi, mi aveva un po' raccontato la loro vita, cosa facevano, cosa non facevano. Ed è un mestiere durissimo, rischiosissimo, che davvero è usurante per il fisico, perché voi provate ad andare a profondità di meno 40, meno 60, cioè parlare è facile, ma poi farlo. Ecco perché oggi il corallo costa carissimo, che nessuno poi lo va più a raccogliere. Poi da una parte può essere anche un bene, no? per motivi così ecologici. Splendida questa collana, eh? Questo è corallo mediterraneo. Ritiralo, poi ne vedremo una di collana di corallo sempre, che è uno che è straordinario, addirittura un po' d'ange, addirittura un po' d'ange. Questo è un bel ciondolino, porta fortuna, perché è rappresentato da un elefantino con la proboscide in su, quindi è buon augurante. E non so in che cultura adesso. L'elefante porta fortuna, non so, nella cultura, diciamo così, africana. E comunque, al di là poi del valore simbolico dell'oggetto, io lo trovo carino, è illuminante, con catene in oro bianco, ci sono circa 50 punti di brillanti. E poi ricordiamo che questi gioielli riprendono il famoso Stile en Meilleur di Cartier, che ha insomma famoso in tutto il mondo. Cartier è diventato famoso con questi gioielli, che appunto riprendono gli animali, no? Che hanno come soggetto gli animali. Questo è nei primi anni Novecento, con appunto il famoso Stile en Meilleur di Cartier, che vedete oggi è ancora in voga, è ancora utilizzato, è ancora sfruttato, è ancora, se vogliamo, attuale, assolutamente. Qui quanto abbiamo chiesto qua? Mi pare 6,50, sì dai, tutto compreso 6,50. Ritiralo, dai, poi a me piacevano molto anche questi orecchini con le perle Fresh Water, d'acqua dolce, sono perle... belle, però tra l'altro sono d'acqua dolce, ma sono di buona coltivazione, lunga coltivazione. Sapete che poi la qualità delle perle si distingue anche in base alla lunghezza, alla durata della coltivazione. Più è lunga la coltivazione della perla, più perlagione abbiamo, no? E quindi più durata, oltre che più luminosità, eccetera, ma soprattutto più durata abbiamo nella perla. Io trovo questo orecchino stupendo, sono due perle grey, fresh water, naturali ovviamente. La richiesta qua mi pare fosse, era 1170, poi avevamo mi pare chiesto 850, aspettate che vedo un attimo se riesco con la calcolatrice, se non mi viene di nuovo fuori la pubblicità, vediamo un po' se facendo un bello sconto cosa viene fuori. 9,50, dai, 9,50, ve li lascio. Ci sono 30 punti di diamanti, taglio brillante, la struttura è in oro bianco, io trovo bellissimo. Ne avevamo due paio di questi orecchini, uno con perle bianche, fresh water bianche, e l'altro appunto con queste fresh water grey, diciamo grey, carini entrambi. Poi c'era un'altra cosa che volevo far vedere, che era la Trilogy a 1200, 70 punti di anello, tre brillanti, qui sono più o meno 22-23 punti cada uno. Non sono proprio dei solitarietti, però quasi. Ricordo che il solitarietto di solito si ha quando il brillante raggiunge almeno una caratura di 0,25, no? Allora è considerato un po' il solitarietto. Poi volevo farvi vedere tre bracciali che sono uno spettacolo, che l'abbiamo già fatti vedere qualche volta, di tre ori, che proponiamo a 35 euro al grammo, hanno un peso complessivo di 135,50 grammi. E la prima volta che li ho presi in mano pensavo ad una firma importante. Io quando mi hanno fatto vedere questi tre bracciali la prima volta ho detto: ma cosa sono, di Cartier, sono di Moubassant, cioè pensavo fossero davvero bracciali
talmente belli e curata è la manifattura, di una firma importante. Ritiralo, la trilogy. Questa è un'occasione. Poi sapete che di questi anelli possiamo averli come vogliamo, scegliendo la dimensione dei brillanti e la qualità dei brillanti. Chiaro che il prezzo cambia, attenzione, perché poi se andiamo a costruire un gioiello ex novo, il prezzo cambia. 113 e quanto sono il peso? 113,50, 35 euro al grammo. Guardate la manifattura di queste opere d'arte. Sono tre bracciali, tre ori, oro rosso, oro bianco, oro giallo, ovviamente 18 carati. E 113,50 per 35, tutti e tre ve li propongo a 3.950 euro. Attenzione, perché quando pensate a 3.950 euro, ovviamente uno dice, una bella cifra però, ok, d'accordo, vero, però c'è l'oro, attenzione, l'oro ha un valore nominale, E non è come se comprate un letto con il materasso a 3.500 euro, quando voi comprate un letto con un materasso, costa 3.500 euro, solo andate a comprare bello, Se avete una moglie che vi rompe le scatole e lo vuole bello, dovete spendere 3.500 euro. E lì cosa comprate? Comprate del legno, comprate del... cos'è? No gomma piuma, il materiale lattice, comprate del lattice, comprate ovviamente grande, alta manifattura, però non avete nessun valore intrinseco. Se volete poi rivenderlo, una volta che ce l'avete a casa, altro che 3.500, cosa prendete? Te lo regalo se passi a prendere, se passi a prenderlo. Qui no, questi tre bracciali ovviamente forse hanno una minore utilità del letto, questo è vero, non è che puoi dormire su tre bracciali. Però in realtà non li paghiamo 3.950 euro, perché noi compriamo 113 grammi e mezzo di oro che ha una valutazione oggettiva, ok? Ritiramelo, grazie. Poi, a parte che come ecco qua la tourmaline Paraiba, quella però avessimo chiesto 1.200 euro, ci sono 60 punti di brillanti a giro e la trovo simpatica io, Poi adesso poi ci vediamo volevo farvi vedere la collana di corallo, quella bella, quella colpo d'ange, che non so nemmeno che prezzo metterla, sinceramente. Un corallo così costa 100 euro al grammo, questa è una collana da 5.000 euro. Qui la richiesta è 1.200 ed è la famosa, perché l'abbiamo già vista qualche volta, tourmaline Paraiba. Abbiamo visto che ci sono le tourmaline Berdelitti, Rubelliti, vediamo se ho imparato. Poi c'è la Melon, che racchiude tutti i colori dell'arcobaleno, e poi in questo caso abbiamo la tourmaline Paraiba, e questo colore di tourmaline è stato ritrovato per la prima volta nello stato di Paraiba, e di lì tourmaline Paraiba, quando si ritrova questo tipo di colorazione, che è un colore indefinito fra l'azzurro e il verde e l'azzurro. Rimaniamo indecisi su non si capisce bene su questa definizione. Quasi come l'acqua marina, diciamo, no? Quel verde azzurro, azzurro verde. Però davvero unico, è un colore unico della tourmaline, e ricordiamo che le tourmaline sono gemme naturali. Caso una gemma naturale, ha delle inclusioni caratteristiche, quindi questa è stata verificata e accompagnata dalla sua verifica gemmologica, è molto bella. Tra l'altro rara, perché poi il prezzo è la più rara delle tourmaline. Importante, perché quando poi andiamo sulle valutazioni, il prezzo, la valutazione commerciale eccetera, che interessa certamente, dobbiamo considerare la rarità, quindi magari di Berdelitti
di rubelliti sono un po' più abbondanti. Diciamo che la melon è una gemma unica, è una tormalina unica in questo caso, perché ha una sfumatura di colori nella stessa gemma, quindi è racchiusa nella stessa gemma tutto l'arcobaleno di colori e ogni gemma è fine a se stessa perché è davvero unica. E qui abbiamo un colore soltanto, ma un colore particolare. Esatto, appunto, la tormalina Paraiba. Ritirala, grazie. Eccolo qua, il corallo Peau d'Ange. Pelle d'angelo. Io mi ricordo così all'inizio tanti anni fa, mamma mia, quando ho cominciato, Linda, tu non c'eri nemmeno nei pensieri di tua mamma, quando ho cominciato io a lavorare con i gioielli, tu non eri nemmeno nei pensieri di tua mamma. La dottoressa Ferrari era una bambina, aveva ancora i calzettoni i codini, e io invece già cominciavo ad avvicinarmi ai gioielli. Ebbene, mi ricordo in quegli anni, no, una cosa che mi proponevano come sensazionale, incredibile, bellissimo, costava anche era un gioiello costosissimo, era il corallo Peau d'Ange, pelle d'angelo, che era universalmente riconosciuto come il corallo più bello. Delicatissimo, un colore molto delicato. Un colore delicatissimo, vedete questo rosa molto 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 gradevole, molto delicato, no? E anche molto raro. Ebbene, una collana del genere sicuramente, quando io ho cominciato a lavorare, ovviamente questa è una collana che risale agli anni 80, 80-90, doveva essere una collana d'alta gioielleria, vista in importanti vetrine di importanti gioiellerie che all'epoca c'erano, adesso ce ne sono un po' meno, adesso ormai è tutto ricondotto ai marchi, ai marchi, punto. Adesso anche i gioielli, se hanno il marchio Cartier, Bulgari, Gucci, noi riconosciamo le cose non per la loro qualità quanto per il loro marchio. Ecco, una volta invece a quell'epoca il marketing non era ancora così evoluto e le cose si riconoscevano, il loro valore era dato proprio dalla rarità, dalla bellezza, dalla particolarità. E ricordo che costava davvero un'esagerazione. Una collana del genere, secondo me, all'epoca poteva costare tranquillamente tra gli 8 e i 10 milioni di vecchio conio, vecchie lire. Io oggi vi chiedo, la stiamo ammazzando questa collana, chiedo 1200 euro, ma la stiamo letteralmente uccidendo. Perché? Perché poi oggi insomma è cambiato tutto, sono cambiate anche le possibilità di spesa, non neghiamolo, no? Perché insomma negli anni 80-90 tutti noi eravamo un po' più ricchi, è vero, no? Lo ricordiamo, prima di entrare così nell'euro eravamo tutti un po' più ricchi. Vabbè, ma adesso non entriamo in questi particolari, sennò poi mi rovino e vi rovino la giornata. E invece, ecco, apprezziamo che insomma tutto sto danno che ha provocato l'euro poi alla fine ha portato anche delle cose buone. Cosa sono le cose buone? Che noi, ecco, se gradiamo, se apprezziamo una collana di questo genere, corallo Peau d'Ange a boule degradanti, riusciamo a prenderla con 1200 euro è una collana abbastanza lunga. Gli direi che insomma portarla su due giri non lo so, no, abbastanza lunga, però va portata così, La chiusura ovviamente è in oro, e il fatto che sia degradante testimonia, esalta se vogliamo la rarità dello stesso corallo pelle d'angelo, non è che ce ne fosse tantissimo, quindi era difficile realizzare una collana importante, grande, con bull di una certa dimensione, tutte intere. Ma poi era proprio lo stile dell'epoca, poi probabilmente, molto più fine. Che comunque era uno stile derivato dal fatto che non è che avessi poi, perché tu avevi dei pezzi di corallo, raramente erano grossi, da cui potevi
ricavare la boule grande, un po' come le perle. Una volta le perle erano rarissime, le perle che superavano i 7,5-8 mm di diametro, perché le tecnologie di coltivazione non erano evolute come oggi, e quindi tu le perle grandi ne raccoglievi davvero pochissime. Ecco perché negli anni 60, negli anni 50 c'erano le perle degradanti. Lo stesso discorso vale per una collana del genere, veramente straordinaria. Ritiramela. E poi adesso, visto che siamo così in tema di novità, questa mi pare che una collana che non ho mai proposto, forse una volta, volevo farvi vedere. È arrivato, non ho resistito, l'ho preso, l'ho ritirato, che ve devo dire, non so resistere, io non so resistere alle belle cose, alle belle cose. Le belle donne bisogna che resista, perché sennò mi tagliano la testa, però alle belle cose non resisto, cedo, ecco, guarda che meraviglia. Questo è un tennis con fusto in oro bianco, diamanti, taglio brillante di eccezionale qualità, qui siamo nel GH, se volete un tono di colore, perché insomma poi alla fine quello che vogliono è questo, e sono circa 8 carati, 7,99 per l'esattezza, perché sono 53 pietre da 15 punti l'uno mediamente, poi è chiaro che non sono tutti 15 punti, ci sarà quella da 16 punti, quella da 14 e mezzo, cioè mediamente sono un 15 punti, quindi sono circa 8 carati di brillanti, quindi le gemme sono anche abbastanza importanti, grandi, appunto 15 punti. Io lo propongo a 7.800 euro. 7.800 euro li merita assolutamente tutti. Gradevolissimo è il fusto, la morbidezza, quindi il grado di finitura del bracciale stesso in oro bianco. Anche Linda ha detto che è bello, è vero? Ti piace? Ma ti devi comprare la cucina, ti devi sposare? No? Preferisci il bracciale? Ah, però hai capito le ragazze d'oggi, Preferisci il bracciale alla cucina? Vabbè. Tutto sommato penso che faresti meno danni, è vero, comprandoti un bracciale anziché una cucina fai meno danni, E poi questo ti rimane, nel tempo lo puoi rivendere, la cucina no, una volta la cucina ce l'hai che ne fai poi? Te la regalo se vieni a prenderla, sai che c'è anche un sito, no? Sai, te lo regalo se vieni a prenderlo. Lo so perché anche noi regaliamo un sacco di roba, basta che se lo vengano a prendere, vabbè, no, questa roba qua no, questa non la possiamo regalare. Ritiralo, dai, molto bello, se cercate un bracciale tennis importante venitelo a vedere perché può interessare. Piacciono ancora gli orologi eleganti, raffinati, delicati da sera, che vengono indossati in particolari occasioni, dove magari si sorseggia, un incontro, come si chiamano, i galà, no, no, aspetta, le serate, i vernissaggi, cocktail, dovrei andare a uno che mi hanno invitato, perché c'è, si festeggiano i 50 anni di una televisione, non lo so, non ho capito, ci è arrivato il... ma sì, ho capito, ma cosa ci vado con i jeans? Non ce l'ho i vestiti adatti, io dico, come faccio? Ebbene, questo è un orologio che si starebbe benissimo in una serata così, in un'occasione così. Questo è un Piaget, ricordate che Piaget è in assoluto la casa meglio attrezzata per la realizzazione di orologi gioielli. Orologi gioiello, quindi questo chiediamo 1400 euro, è un demi-plat realizzato con cassa in oro bianco, finemente decorata, brillanti sulla corona. Pensate che quei brillanti lì, che sembrano poca cosa, qualcuno di voi gli tiro un pugno se sento dire una cosa del genere, no? Perché tanti dicono, ma sono schegge, schegge, ma sai quanto costano quei brillanti? Quei brillanti lì sono appositamente tagliati per la diciamo incassarli nell'orologeria, sia per fare i quadranti sia per realizzare le lunette, e sono brillanti che sono
piccolissimi, tagliati, brillanti, costosissimi, costosissimi perché c'è un sacco di scarto in sede di taglio. Quindi non me li chiamate schegge perché mordo, non mi chiamate schegge questi diamanti perché morsico, mordo, perché ho visto quanto le case pagano questi generi di brillanti per poi appunto realizzare orologi, gioielli, e tra l'altro che sono rarissimi, sono difficilissimi da trovarsi. Questo è un orologio che se fosse nuovo costerebbe, non lo so, 12.000, 13.000 euro. È un demi-plat carica manuale, attenzione, lancette a foglia, quadrante in oro, con decoro guilloché soleil, le lancette sono a foglia, anch'esse in oro brunito, e le cifre, vedete, sono serigrafate romane radialmente disposte. Altro particolare così di eleganza, raffinatezza, il piccolo cabochon che vedete sormonta la corona di carica. Qui c'è da cambiare forse il cinturino, d'accordo, lo cambieremo, però è uno spettacolo. Volevo vedere l'ardiglione, la fibbia. Mi fai un attimo vedere la fibbia ardiglione? Ah, però, oro bianco, oro meccanico di Cartier. Questa è una fibbia, che voi magari non ci credete, ma se dovessimo andarla a cercare, costa 1000 euro una fibbia così, una fibbia ardiglione così in oro bianco, perché viene realizzata in oro meccanico, poi insomma se ha la firma Piaget. Ripeto, il cinturino magari lo cambiamo, se non vi piace, è il suo cinturino originale. Questo è un orologio gioiello, è davvero un orologio gioiello. Ritiramelo, dai, ritiramelo. Belli anche i nuovi, da poco arrivati, sono questi orecchini con perle coltivate. Anche qui avevamo chiesto, mi pare, 1400 euro, vabbè, dai, sono d'occasione ovviamente. Le perle sono coltivate, giapponesi. Sono più o meno 5,5-6 o 6-6,5 come dimensione, però molto luminose, molto belle, selezionate. E poi abbiamo 5 brillanti, attenzione, da 15 punti l'uno più o meno, quindi sono 30, 60, 75, 75, un carattere e mezzo, un carattere e mezzo di roba c'è qua. Molto luminose, allarga un po', leggermente a pera tra l'altro. La pariglia di perle, bellissime, bellissime, appositamente selezionate. Poi è chiaro che quando trovi già una pariglia di perle di questa bellezza, non è che te le regalano. Oggi realizzare un orecchino così in oro bianco, ma ci vogliono più di 2000 euro, farli ex novo. Poi è importante, ricordate, che le perle quando sono così appese da un orecchino devono avere un foro solo, non due. Io delle volte vedo orecchini con la perla che poi sotto spunta l'altro pezzo del perno, no? Cioè, ma dai, ma su, ma lì è perché hanno così due perle avanzate da una collana, abbiamo fatto gli orecchini. Che tristezza! No, no, le perle devono essere selezionate apposta per gli orecchini. E solo così abbiamo il gioiello. Il gioiello deve avere queste caratteristiche, se no è un manufatto qualsiasi, non è un gioiello, è un manufatto così a nastro, abbiamo una catena di distribuzione, una catena di fabbricazione, dove così a nastro realizziamo le cose. Ci deve essere un grande lavoro dietro la realizzazione di un gioiello, un lavoro di selezione, un lavoro di disegno. Un lavoro poi di incastonatura, scelta dei brillanti, un lavoro orafo, di incassatura e anche, in questo caso, della scelta delle perle. Delle perle. Poi, mi piace da matti a me questo cuoricino, però adesso i cuori non vanno più, che devo dire, oramai. Qui ci sono 70 punti di brillanti, no 70, oddio, non riesco più a leggere la caratura qua che c'è, no, non sono 70, è impossibile che siano 70, vabbè, comunque qua mi pare avessimo chiesto 750 euro, potrebbero anche essere 70, però l'avevo scritta la caratura, solo che poi
col dito, avevo scritto con la penna stilografica, mi si è cancellato, ora devo rifare la caratura, ma pensa a te, devo rifare la caratura. Comunque ci, può essere che ci siano 70 punti di brillanti. È un cuore stilizzato, realizzato in oro bianco, con catena, contromaglia, tutto oro bianco, 7,50 la richiesta. Dicevo che i cuori non vanno più. Non si fidanza più nessuno. Eppure è di buon augurio. È buon augurio, un messaggio particolare, un bel pensiero, no? Un pensiero che è così. Ah, eccoli qua gli orecchini, quelli che piacciono a te. Un pensiero gentile, d'amore, un pegno d'amore, un pegno. Se ti regalano un cuore del genere, voglio dire. Un messaggio chiaro dovrebbe essere, però, a parte che. No, non ci sono più, non si vendono più. Cuori sono una cosa che nessuno, non li toccano, c'hanno paura, tutti c'hanno paura, ragazzi, per carità, se ne tengono. Si tengono tutti alla larga da questi simboli. Eppure è bello. Allarga un po' l'immagine, allarga un po' l'immagine. Certo, una donna da sola non so può comprare. Lo capisco, perché poi vedi, in genere questi sono gioielli che il punto luce magari te lo compri anche, no? Perché ti manca, lo vuoi, il punto luce te lo vai a comprare, l'orologio anche, eccetera. Ma il cuore no, il cuore non te lo vai a comprare, aspetti che qualcuno te lo regali. Aspetti e speri, aspetti e speri, ecco perché ce l'abbiamo sempre qua. Eppure è bello questo cuoricino di brillanti, i brillanti sono belli, è ben realizzato, oro bianco, luminoso, perfetto, un vero gioiello, e rimane qua, che devo dire, ritiralo che ci vediamo un paio di orecchini di Repossi, che cioè, sono belli questi, Corindone, abbiamo il corindone rosso rubino sopra e il corindone giallo sotto. E qui abbiamo chiesto 1950, un'offesa, 17,30 grammi il peso complessivo dell'oro e poi brillanti, io non so quanti brillanti ci saranno qua, brillanti bisognerebbe contarli, ma secondo me sono complessivamente almeno un carato e 20, un carato e 20 ci saranno. Firma Repossi, che belli che sono. Sono principeschi, sì, molto mia, belli. Regali. Abbiamo fatto anche la stima del peso insieme a Flavio. Ah sì? Del peso del... te lo ricordi? Dovrebbe averlo scritto. Flavio? Dovrebbe averlo scritto, secondo te? Ricordiamo che per la stima del peso ci sono delle formule matematiche. Voi avete lavorato 3 ore. Esatto. Quanto hai lavorato per stimare sabato il peso mattina, di questi? Sabato mattina. Hai passato il sabato mattina. Abbiamo dedicato il nostro quindi tempo. Con il calibro, hai preso le dimensioni. Abbiamo preso le dimensioni, abbiamo utilizzato la formula matematica per la stima del peso. E adesso non vorrei ricordare male, mi sembra un carato e 60. Il rubino e qualcosa di più, lo zaffiro giallo, il corindone giallo. Poi tu ti sei affidata a Flavio. Ho lasciato tutta la documentazione nel negozio. Tutta la documentazione a Flavio, Che lui ti ha legato oggi per la trasmissione. Flavio avrebbe dovuto trascrivere il tutto sul cartellino, invece io qua vedo scritto, 17,30 grammi, credo che sia il peso. Il prezzo è... ovviamente il pezzo l'ha scritto, perché è abituato pragmatico Flavio, quelle cose lì non le dimentica, però ha lasciato, ha considerato forse trascurabile il fatto di indicare il peso preciso del rubino e del corindone giallo, e nonché dei brillanti poi, sono no? Due gemme comunque naturali, hanno delle inclusioni splendide, davvero da manuale, ma del resto Repossi utilizza sia nella manifattura sia nella scelta delle gemme il top. No dai, questo qui è pacifico, e poi tra l'altro di Repossi anche, li ricordo, sono sempre qua, perché mi sembra strano, anche questi qua rimarranno perché sono due cuori anche questi, quindi devo aspettare, siccome non posso sperare che una donna... Mi rifiuto di venderli a una donna che se li compra da sola. Voglio un uomo che li regali a una donna. Ecco, se no non li vendo questi orecchini. Oh, bella, ma è possibile. E qui la richiesta era 2000, mi pare 2800, 2900, fai 2008, dai che va bene. E questi sono a firma Repossi, realizzati in oro giallo, 18,20 grammi il peso,
il peso può essere indicativo dell'importanza del gioiello, attenzione, se c'è tanto oro vuol dire che l'oggetto è ben fatto, vuol dire che i brillanti sono stati accuratamente selezionati, vuol dire che c'è tanto lavoro dietro. E comunque ci sono 3 carati e 20 di brillanti qui, brillanti a firma Repossi, quindi insomma la qualità non si discute. Peccato che sono a forma di cuore, mannaggia, forma di cuore, mi ci vuole un innamorato che li regali alla sua amata. Ma non ci sono più gli innamorati, ma va a finire che si ferma la specie qua, cioè a finire che siamo, comincio a preoccuparmi qua, perché veramente se non ci sono più innamorati, l'amore alla fine, ce n'è un altro di cuore da far vedere, e l'amore alla fine dovrebbe essere il motore del mondo, è vero o no? Il motore della vita, del mondo, mo adesso cos'è il motore del mondo? Google, ecco, Google è il motore del mondo, quello che fa girare il mondo oggi è Google, A proposito di cuore, vabbè, me ne faccio vedere un altro. Questo è un 90 punti con certificato gemologico, questa è una E-Color, mi pare VVS1 grado di purezza. Attenzione che quando parlo di grado di purezza VVS1, cioè non li vedete, io vi do la lente e scommetto il brillante contro un caffè, se mi individuate dov'è il segno, ecco. Tranquilli, se me lo individuate, tanto io ce l'ho segnato, no? Ce l'ho perché quando hanno fatto il certificato gemologico l'hanno evidenziato dove, in che posizione è il segno in questo brillante. Ebbene, se me lo indovinate ve lo regalo, ve lo regalo. No, è impossibile, ci vuole davvero, a parte che un occhio molto allenato, ci vogliono poi magari, cioè a 10 ingrandimenti leggere un segno VVS Uro, cioè Very Very Small Inclusion, è davvero arduo, è impossibile. Quando vedete i segni nei brillanti non è grado VVS 1, casomai è grado dal SI, cioè Slight Inclusion, in poi, o addirittura I, che sta per incluso, si o vedono piqué. Benissimo nei picchè. Picchè si vedono benissimo. Che è anche bello, perché comunque... Ma il piqué, poi in realtà, vedi, quello che fa bene, che fa bello il brillante, poi in realtà è una caratteristica che nessuno considera, perché è il taglio, ok? Ecco, il taglio è quello che dà il fuoco al brillante, che lo rende lucente, brillante, vivace, vero, affascinante, ammagliante. Il taglio, se è ben tagliato, ok. E invece tutti andiamo dietro alla purezza, al colore, eccetera. Perché è più facile, no? Il taglio è una cosa molto difficile da individuare. Il taglio significa proporzioni, significa simmetria, significa politura. Ci sono tante caratteristiche da determinare, da conoscere anche. È una cosa molto tecnica il taglio, Io ho visto degli studi di taglio dei brillanti, ragazzi, cioè, riempiono intere pagine, di interi fogli bianchi, per arrivare a dire è un taglio very good, è un taglio good, è un taglio triplo excellent, eccetera. E questo è un altro cuore, è un punto luce di 90 punti, bianchissimo, questa è una E-Color, chiedo 3.500 euro, e è una E-Color, dicevo, però taglio cuore, e quindi ci vuole qualcuno che lo regali, mannaggia. Ecco perché alla fine, ora mi viene in mente una cosa, no? Perché così tra noi commercianti effettivamente c'è la nomina del taglio cuore come difficile da vendere, eccetera, no? Perché si dice ma è un taglio cuore, cioè, che... e ho capito perché, ora ho capito. Pensandoci ho capito perché. A proposito, il taglio, ce l'abbiamo tutti, taglio cuore qua. Tutti taglio cuore, pure il trapiccio. Questo di nuovo, guardate che meraviglia, 3 carati e mezzo lo smeraldo, 3 carati e 15 lo smeraldo, 1 carato e 21 i diamanti, 3250. Questo lo smeraldo trapiccio rarissimo, con una inclusione particolare che abbiamo già visto diverse volte con la dottoressa Ferrari. E anche
questo taglio cuore, mannaggia. Eppure avete ragione, signore, avete ragione. Non potete comprarvelo da sole. Ecco perché non viene venduto. Belle stelle, c'hanno ragione. Come fa? Non possono venire in negozio a comprarsi un anello taglio cuore. Ci vuole il cavaliere che lo regali. Ci vuole il cavaliere. Sono tutti rovinati sti cavalieri, eh? Cioè, non esiste più l'amore. O il cavaliere, o forse siete troppo, magari avete chiesto troppo, dai, diciamo, non è che vi siete fatti rifare la cucina, vi siete fatti rifare il letto, la camera, la stanza armadi, avete chiesto a vostro marito di rifare il giardino, e poi poverino, magari anche lui non ce la fa più, ecco, insomma, quello che ha speso, dice, come faccio a fare anche il trapicce? Non ce la faccio. Però è vero, sia quest'anello che questo girocollo, qui avevamo chiesto 2800 euro, un po' più piccolo, i brillanti sono 90 punti, 3 carati 45 sono invece i brillanti. Anche il girocollo, il pendente, è a forma di cuore. Io lo trovo bellissimo. Che poi lì chi comandava purtroppo era lo smeraldo trapice, che ti ricordi l'avevamo trovato quasi per caso, con lunghe ricerche di mercato, ecco, però taglio cuore. Taglio cuore, mannaggia, taglio cuore. Questi devono essere regalati. Ah, che meraviglia che è, però, ah, che meraviglia. Bella anche la catena, è un cordoncino, cordone veneziano in oro bianco, davvero particolare. Poi vi volevo far vedere un rubino che, insomma, qualcuno di voi conosce già, e questo è un rubino importante, è un carate 42, e accompagnato da due giri di brillanti per una caratura complessiva di un carato e 02. Molto belli i brillanti, ricordo che il rubino è certificato, ha il suo certificato gemologico che ne attesta l'originalità. Eh sì, perché con questa bellezza, cioè, voglio dire, è facile, io l'altro giorno ero in Fiumara, ecco, senza fare nomi, guardavo le vetrine e vedevo dei rubini, degli zaffiri di questo livello qua. Poi guardo i prezzi e dico, ma cavolo, ma cioè, pazienza, uno potrebbe essere d'occasione, ma tutti con lo stesso, cioè gli stessi prezzi più o meno, cioè, dove cavolo l'hanno presi tutti questi rubini qua? Cioè, rimanevo allibito e poi ho capito, perché dico, ma scusate, ma avete il certificato gemologico di questi rubini? E dice, no, diamo noi il nostro certificato. Ah, ho capito, non gemologico, certificato di chi vende. Adesso si spiegano i prezzi. In realtà vendevano le montature, i prezzi erano interessanti perché con le gemme di colore sintetiche vendevano, insomma, le montature. Qui per esempio mi pare chiediamo complessivamente 3200 euro, in pratica come se io vi vendessi, cioè ve lo potrei proporre a 1250, no? Però in questo caso il rubino dovrebbe essere di sintesi, bellissimo, ma di sintesi, e in realtà le 1250 coprirebbero il prezzo della montatura che è realizzata in oro bianco, come questo è un caso, no? Con i due giri di brillanti, eccetera. Ma se il rubino è naturale, di questa bellezza, il discorso cambia. Andatelo a cercare un rubino così, naturale, di un carate 42, con questo rosso intenso purpureo, fuoco proprio. È un semaforo questo rubino, è un semaforo. Questa è una gemma rara, molto rara e molto costosa. Rubini di questo genere costano davvero tanto. Abbiamo esaurito, stiamo esaurendo il tempo a disposizione, quindi non vedo che mi lampeggia, no, veramente non lampeggia, però non lo faccio lampeggiare, perché se mi trattengo oltre poi comincia a lampeggiare il time code. Quindi vi ringrazio dell'ascolto prestatomi, vi do appuntamento martedì prossimo. Ah no, sì, martedì prossimo ci saremo, sarà poi il 1° maggio che non ci vedremo, perché il 1° maggio andiamo tutti sui prati e a giocare a pallone, speriamo che non piova. Invece vi do appuntamento a domenica sera con gli orologi, come sempre, e lungo la settimana, se vi fa piacere, in Piazza Manzoni ci siamo in negozio 9.30, 12.30, 15.30, 19.30. Un grazie anche alla nostra Linda e soprattutto alla dottoressa poi
Ferrari, che vedremo, non so se ci sarà martedì prossimo, sabato mattina a disposizione presso il nostro negozio, ricordatelo, chi avesse qualcosa da farci controllare, verificare, chiedere un parere, qualsiasi cosa, siamo a disposizione. Buon pomeriggio, arrivederci.